Salutiamo il nostro Biagio Mannino. Buongiorno Biagio. Buongiorno Graziano, buongiorno. Eccoci qua, come sempre, a fare la nostra bella e piacevole chiacchierata nel corso di questo nostro appuntamento. E io non volevo parlare dei mondiali, ma tante volte, vedi, lo sport e la politica si intrecciano sempre di più, purtroppo. E quindi io come primo tema, insomma, tratterei un attimino questa partita molto particolare, no? Che si è tenuta fra Iran e Stati Uniti, anche perché non sono mancate le polemiche, sono stati momenti anche di tensione, Stati Uniti che si scusavano dal punto di vista sportivo, ovviamente, non politico, eccetera. Insomma, veramente all'interno di questo calcio che io continuo a pensare sia sempre più malato, abbiamo sempre più politica e non riusciamo a tenere lontano le due cose. Ma l'impressione è che un momento in cui l'umanità si ritrova di fronte a quel palcoscenico virtuale rappresentato dall'apparecchio televisivo o tanti altri strumenti ancora per poter condividere un gioco, uno sport, si ritrova invece ad affrontare altre contrapposizioni che sono portate in questo caso, ovviamente, come dicevi tu, dalle vicende della politica, quasi ormai si fosse intrapreso un cammino di una continua e costante tensione a tutti i livelli, perché lo ricordiamo, sono ormai 2 o 3 anni di vita difficile per l'umanità, pandemie, guerre e quel momento che dovrebbe rappresentare, come detto, un abbraccio dell'umanità in nome degli eventi sportivi, invece continua a vedere quei giochi e quegli intrecci del meccanismo delle relazioni politiche internazionali che vanno a utilizzare un po' tutto per poter affermarsi nel contesto globale. E così una partita come Iran-Stati Uniti è diventata un elemento simbolico di contrapposizioni tra due realtà che sono contrapposte fin dal 1979, l'anno in cui l'Ayatollah Khomeini entrava in scena da protagonista nel contesto iraniano e, come detto, da quel momento tra Stati Uniti e Iran è iniziata questa lunga contesa, quell'aspra disputa che li vede sempre contrapposti l'uno all'altro, anche se dobbiamo sottolineare a fasi alterne. Ebbene, la partita, al di là della politica, si è conclusa a favore degli Stati Uniti, ma un precedente era nel 1998, nei mondiali in Francia, quando in quel caso lì fu l'Iran a vincere la partita 2-1 e venne celebrata in Iran come un qualche cosa di unione di popolo, di valori raggiunti, quasi di una guerra sostanzialmente vinta. Veniva definita la madre di tutte le partite. Questo ci riporta alla memoria quando Saddam Hussein nel 1991 con l'invasione del Kuwait parlava della madre di tutte le guerre e tutti quegli effetti, insomma, un intreccio che trasforma la competizione sportiva in una sorta di traslazione di un evento che dovrebbe invece opporre gli eserciti, la concezione di uno stile di vita, di una visione, delle ideologie a seconda di quali possano essere in quel determinato momento storico. E questi mondiali che si stanno tenendo in Qatar vedono appunto la competizione portata dalle diverse vicende, l'Iran, per quanto riguarda anche la prima partita che sosteneva di fatto la non partecipazione all'inno nazionale da parte dei giocatori dell'Iran, che ha visto in quel momento da parte di chi si oppone al regime iraniano un grande simbolo di una sorta di percorso di rinascita, un inizio di un qualche cosa, ma è altrettanto
altrettanto vero che sono intervenuti immediatamente i Pasdaran, ovvero i guardiani della rivoluzione, tant'è vero che nella partita successiva i giocatori dell'Iran hanno cantato l'inno e contemporaneamente anche la presenza di numerosi tifosi negli stadi a seguire le partite dell'Iran, mandati direttamente dall'Iran proprio per sostenere la squadra, simbolicamente per mostrare come anche lo sport, il calcio, sia vicino all'ideologia iraniana. Però è altrettanto vero che in questa contrapposizione c'è un paese che è rappresentato appunto da questa realtà, che si trova ad affrontare un momento storico particolarmente difficile, perché è reduce da tutte quelle sanzioni volute fortemente dagli Stati Uniti, e dobbiamo ricordare anche quell'episodio particolarmente grave che poteva innescare anche una situazione di una vera e propria emergenzialità nell'area in questione, rappresentato dall'eliminazione del generale Soleimani nei primi mesi, nei primi giorni del 2020, su ordine diretto di Donald Trump. Le cose non sono accadute, è subentrata la pandemia e l'Iran è entrato in un'ulteriore crisi, perché di fatto da un lato affrontare la situazione pandemica, ma dall'altra parte affrontare una situazione economica, perché il grande attore, la Repubblica Popolare Cinese, che prima tra tutti affrontava la situazione pandemica, affrontava anche gli effetti del lockdown, gli effetti delle chiusure, con un calo della produttività del 20%, e andava a influire sulla domanda di petrolio, anche lì di una componente fondamentale per quanto riguardava l'economia iraniana. E poi di nuovo i giochi continuavano, perché questo Iran, visto come l'elemento della contrapposizione nell'area medio orientale, nei giochi della geopolitica, soprattutto dal punto di vista statunitense, favoriva l'ascesa di una Turchia, e di una Turchia che in questo momento, nel contesto dei mondiali, si riavvicina all'Egitto, dove anche qua le due realtà, Turchia da una parte ed Egitto dall'altra, si trovano contrapposte in nome di situazioni che si stanno venendo a verificare nel contesto libico. Insomma, i mondiali di calcio stanno rappresentando. Ce lo siamo persi, nel senso che poteva aspettare agli inizi. Ed è altrettanto vero che ricordano quelle Olimpiadi, possiamo dire, del 1980. Quando gli Stati Uniti di fatto uscivano dal contesto, non partecipavano alle Olimpiadi in segno appunto di contesto nei confronti dell'Unione Sovietica, e successivamente dopo, nelle Olimpiadi del 1994, le parti si rovesciavano boicottando l'Unione Sovietica invece le Olimpiadi di Los Angeles. E come detto, stiamo vivendo una situazione dove il cittadino globale si trova ad essere sempre in una costante contrapposizione e non riesce a trovare dei punti di riferimento che possano portare a guardare la vita del momento con una certa rilassatezza e una forma anche positiva rivolta al futuro. Insomma, personalmente credo che comunque il calcio è, insomma, espressione della società, e quindi come tale anche questo lo vedo piuttosto male, sinceramente, anche perché non c'è solo la politica, c'è l'economia, c'è tutto, non esiste più il calcio, quello a cui ci siamo abituati entro gli anni Ottanta, perché dopodiché, insomma, tutto è cambiato, insomma, avevamo un calcio sicuramente più poetico, diverso, insomma, da questo punto di vista. Vabbè, chiudiamola qui. Senti, torniamo per un po' in Cina, perché so che ci sono altre novità. Sì, in Cina le proteste continuano, si sta allargando a macchia d'olio la situazione portata appunto da queste proteste, che vengono definite proteste spontanee, da parte di una popolazione stanca, stanchissima di tutte quelle limitazioni portate in nome della limitazione della pandemia, la cosiddetta politica zero Covid, così fortemente voluta da Xi Jinping. Ma al di là della pandemia in sé, la popolazione è proprio stanca della situazione, perché le limitazioni
che vengono portati in maniera dura e rigida, colpiscono anche il settore economico, colpiscono anche una società cinese che vive in un momento di effettiva difficoltà, un momento in cui è in discussione l'assetto stesso della società, perché l'incertezza che sta dominando nel contesto cinese sta producendo degli effetti di non secondaria importanza. Da un lato il calo demografico, i giovani oggi non hanno nessuna visione rivolta al futuro, guardandolo con serenità e ottimismo, guardano invece al passato e guardano con grande preoccupazione tutta la fatica che i loro genitori hanno dovuto fare per riuscire a mandare avanti le famiglie, e guardano con preoccupazione anche il futuro, perché non c'è una strutturazione assistenziale nei confronti degli anziani che sostanzialmente è molto debole, e quindi la preoccupazione e il peso che graverà sulle spalle delle generazioni contemporanee che si troveranno ad affrontare la cura dei genitori e contemporaneamente la propria condizione di vita, con i giovani che non vogliono più andare a lavorare nei contesti delle fabbriche perché sono troppo pesanti il numero delle ore di lavoro che vengono imposte ai lavoratori cinesi, dove le retribuzioni sono basse, insomma una situazione particolarmente gravosa. Ecco quindi che a tutto questo l'aggiunta delle restrizioni fa sì che in quella situazione particolare comincino a montare sempre di più le proteste. Tutto parte dallo Xinjiang che si trova a vivere anche quell'altra realtà, quella della limitazione dei diritti nei confronti della minoranza degli uiguri, e quindi diventa tutto una cosa che si concatena con altre situazioni. Sono in molti a guardare quanto sta accadendo in Cina, facendo un riferimento a quello che accadeva nel 1989, piazza Tiananmen e tutto quello che è seguito, le centinaia di vittime che ci furono proprio per cercare di bloccare quella rivolta che iniziava in quel momento storico. Ma ci sono delle differenze che preoccupano molto i vertici della Repubblica Popolare Cinese, che in piazza Tiananmen i giovani studenti erano motivati da una volontà di andare a portare una riforma nel contesto del Partito Comunista Cinese ritenuto corrotto. E il resto della Cina guardava, assisteva a quello che accadeva, ma non sentiva la necessità di partecipare a una iniziativa di questo tipo. A distanza ormai di più di 30 anni, ebbene, tutto questo invece viene vissuto oggi in maniera sostanzialmente molto differente, perché qui non si parla più di un discorso di rinnovamento del partito comunista, di una lotta nei confronti della corruzione, ma si parla di una società intera che si trova a vivere una situazione estremamente difficile e faticosa, una situazione che coinvolge tutte le fasce della popolazione, e così dallo Xinjiang a Pechino, a Shanghai, a Guangzhou, a Nanchino, si stanno moltiplicando le proteste, anche gli studenti delle università che nel 1989 in piazza Tiananmen erano i protagonisti, adesso diventano dei protagonisti insieme ad altri protagonisti di fronte a tutto il problema, andando a chiedere, come dicevamo anche ieri, le dimissioni di Xi Jinping, chiedere le dimissioni di quella figura che è il perno centrale della strutturazione della Repubblica Popolare Cinese, secondo soltanto a Mao, uno Xi Jinping che viene messo in discussione dalla popolazione, uno Xi Jinping che viene messo in discussione all'interno dello stesso Partito Comunista Cinese. E da qui il percorso. Il percorso che sempre di più va a portare una ricerca di capri espiatori, tant'è vero che in questo momento, e questo mette in evidenza la debolezza che sta vivendo la situazione attuale nel contesto della Repubblica Popolare Cinese, si fa alla ricerca di responsabili esterni, e si dice che c'è l'intervento di forze straniere, quasi a voler mostrare che le proteste interne che sono in atto nel contesto della Repubblica Cinese trovano delle motivazioni che non hanno nulla a che vedere con la realtà cinese, ma in realtà la visione della società che Xi Jinping sta avendo in questo momento
momento storico è una società molto restrittiva, una società che isola, una società che utilizza le tecnologie, la digitalizzazione per effettuare un vero e proprio controllo, una società scontenta. Ricordiamo ulteriormente i giovani che hanno comprato appartamenti, che si sono indebitati per comprare appartamenti e poi non li vedranno mai perché le realtà edilizie stanno fallendo, e da lì il controllo ulteriore da parte dello Stato per evitare che il sistema bancario entri in crisi. Insomma, un momento molto difficile per la politica cinese, per la società cinese. Insomma, speriamo che non venga esportata anche qui da noi cose di questo genere, perché veramente ci manca solo questo. So che avevamo altri temi, ma ahimè, i tempi sono terminati anche oggi. Il tempo vola, quindi dobbiamo inevitabilmente spostare tutto a domani, eventualmente. Va bene, Biagio? Benissimo. Ti ringrazio allora e a domani come al solito. Grazie ancora, ciao. Ciao, ciao Graziano, grazie.